cari amici, sono il presidente del Fronte di Liberazione Nazionale. Alle ore 15 doveva iniziare a Piazza Dante a Napoli una manifestazione autorizzata dalla Questura in cui dovevamo parlare delle problematiche attuali, la vaccinazione obbligatoria, il Green Pass, tutti questi atti liberticidi emanati dal governo Draghi. E soprattutto dovevamo parlare del verbale di arresto che abbiamo approvato il 9 gennaio a Marina di Carrara per arrestare Draghi, governanti e parlamentari. Bene. Io naturalmente mi stavo venendo qui, ero circa alle 2:30, quando mi è arrivata una telefonata di Nicola Franzoni. La polizia mi ha fermato e mi ha portato in questura. Perché? Che cosa hai fatto? Hai stuprato una bambina? Hai trafficato droga? Hai fatto una rapina? Cioè no, mi stanno portando in questura e non lo so per quale motivo. Ma tu gli hai detto che c'hai la manifestazione e che devi partecipare alla manifestazione? Sì, io l'ho detto. Ho detto, se mi dovete notificare di qualche cosa, ditemelo direttamente. Ma non mi portate in questura. Lo hanno portato in questura, ovviamente commettendo gravi abusi ed illeciti che naturalmente sono punibili con l'arresto. Perché si commettono attentati contro i diritti politici del cittadino, violenza privata, si commettono abuso d'ufficio gravissimo. Bene, io sono venuto in questura e ho chiesto ad un funzionario di polizia di liberare subito Nicola Franzoni, perché senza Nicola Franzoni non possiamo iniziare la manifestazione. Lo stanno ancora bloccando in questura. Ho detto al funzionario che io sono qui per arrestare il vicequestore per gravi delitti che sta commettendo in flagranza di reato. Prima di tutto attentato ai diritti politici del cittadino. Perché questi stanno commettendo un gravissimo delitto. Non possono privare della libertà un cittadino se non con atto motivato dell'autorità giudiziaria. E loro lo hanno portato in questura senza alcun atto di polizia giudiziaria. Voi capite che il fatto è gravissimo. Stiamo aspettando che liberino Nicola Franzoni. E ho detto alle persone che sono in piazza, venite qui perché dobbiamo aspettare che liberino Nicola Franzoni. Lo debbono liberare perché se loro insistono, io faccio immediatamente il verbale di arresto, entro in questura e vado ad arrestare il vicequestore, perché sta commettendo un reato gravissimo, attentato ai diritti politici del cittadino, e io lo arresto. Sono stato chiaro, noi non abbiamo paura. Non ci facciamo mettere i piedi in testa da parte di una certa forza di polizia o di certe forze di polizia che invece di obbedire al popolo sovrano stanno obbedendo a Draghi, che è un usurpatore.